parte di chi ci ha lavorato in maniera molto critica e dall'altra una testimonianza di fede. Soprattutto questa è quella su cui io mi pare di poter essere un po' più libero nel potermi esprimere, ed è questo, lo si capisce, per me è anche molto importante che un diacono esprima anche così, non solo così, ma anche così, la propria fede nel Signore, che parte dalla devozione alla Madonna. In pieno clima di Maria Santissima delle Vittorie, oggi presentazione di un libro del diacono Mario Zuccarello proprio sulla Madonna delle Vittorie. Allora Mario, perché questo libro? Ma le motivazioni sono tante, soprattutto per stimolare le persone ad una vera devozione a Maria Santissima delle Vittorie ed evitare che si passi da un devozionismo che non produce gli effetti di fede autentica ad una vera devozione che ci porta a vedere in Maria colei che ci proietta verso il Figlio suo, che è la via, la verità e la vita, che è Gesù Cristo. Quindi la mia motivazione ha, diciamo, delle fondamenta che partono da lontano, sia perché sono cresciuto in questa cattedrale fin da quando ho ricevuto i sacramenti dell'iniziazione cristiana, e poi perché come piazzese credo di volere testimoniare la mia fede alla patrona, in cui tutti abbiamo una devozione speciale, particolare come piazzesi. Ecco appunto, cosa ne pensi della devozione dei piazzesi verso la Madonna? La cattedrale in questi giorni della quindicina è sempre piena. Diciamo che ricorrere a Maria è sempre stato una grande devozione da parte dei piazzesi, perché hanno visto sempre in lei la vera avvocata, colei che intercede verso il Figlio, e soprattutto perché ha testimoniato nei momenti difficili la presenza attraverso l'intercessione del Figlio suo, perché in Maria dobbiamo sempre vedere colei che intercede presso il Figlio per poter avere quel segno testimoniale dell'amore che il Padre ha verso i figli. Nella prima pagina del libro c'è una dedica ai tuoi genitori, per quale motivo? Ma ho voluto dedicare ai miei genitori questo libro perché sono stati proprio loro che mi hanno aiutato a crescere nella fede e nella devozione a Maria, e perché credo di poter dire grazie a loro nel potermi aver indirizzato verso quella fede, che è una fede che mi ha aiutato a crescere e a superare momenti difficili della mia vita. Per cui io ringrazio i miei genitori in maniera molto profonda, perché non solo non mi hanno osteggiato, ma mi hanno aiutato a crescere nella fede, ed ecco anche arrivare a quei momenti di gioia nella vocazione al diaconato. Il professore Contarino, uno dei più grandi esperti di icone in Sicilia, no? Questo lo possiamo dire certamente, oggi è la presentazione del libro di Mario Zuccarello. Qual è la particolarità della nostra icona? La particolarità, ne parlavo poc'anzi col Vescovo, è quella di essere un'icona greca del 1116, posta nel suo originale sul Monte Chicos, ecco il nome dell'icona, e poi questo gioco del bambino che riesce a prendere il velo della madre, prende su di sé l'umanità. Questo è importante nella lettura dell'icona della Madre di Dio delle Vittorie, che io chiamerei sempre una chiccotissa, perché esalta appunto il luogo monastico da cui proviene l'originale. E la particolarità invece del libro di Mario Zuccarello? Beh, questo qua è molto bello, soprattutto perché la sua curiosità, la sua esigenza nacque dal primo corso di iconografia che abbiamo tenuto qui a Piazza Armerina, poi ne sono seguiti altri all'Istituto Superiore di Scienze Religiose. La particolarità è questa, l'approfondimento del patrimonio teologico, spirituale, quello biblico e quello simbolico, per cui tutto questo apparato e tutto questo patrimonio è posto per essere letto nella giusta dimensione di una icona che sia veramente un'icona bizantina da leggere, non da guardare. Il libro di Zuccarello credo che sia anzitutto una sua ricerca per mettere a punto la sua fede. Certo, diventa anche un'occasione, uno stimolo, come ogni segno culturale,
diventa uno stimolo per chi legge, per chi sente, ascolta, perché ogni proposta, ogni idea che prende corpo, e il libro è in fondo un'esperienza, una concretizzazione di un'idea. Quando l'idea prende corpo diventa sicuramente un segno importante di sollecitazione per noi da varie angolature. C'è chi si muove a livello della fede e quindi diventa un ulteriore apporto. C'è chi si muove a livello di storia e diventa un apporto per conoscenze di carattere storico, e così di seguito. Quindi io credo che il libro di Zuccarello, come d'altronde, ripeto, le proposte che vengono fatte culturalmente, può essere un ausilio per chi recepisce e recepisce con senso critico. Grazie. Per cui non potevo non dire grazie al Signore nel presentare un volume che vedesse in Maria la vera madre di Dio. E allora, per queste motivazioni, ecco, sono stato spinto, insieme alle ricerche che ha fatto mia moglie, a mettere a disposizione, ma con tanta semplicità, non ho nessuna velleità di avere risolto i problemi. E come diceva il professore Di Franco, è l'inizio questo libro per poter stimolare altri a fare altre ricerche, perché se non lasciamo niente ai posteri, ecco, troveranno un deserto. Se qualche albero lo lasciamo, un po' di ossigeno lo spereranno anche i nostri posteri.